Oppo Reno 2 non è soltanto uno smartphone, ma è un'intera famiglia, una gamma di terminali basata sul connubio fra arte e tecnologia. Sono smartphone potenti ma anche bellissimi e hanno dettato nuovi standard per l'intera categoria, per l'intero settore. Questo è il nuovo Reno 2Z, è stato presentato insieme al Reno 2 Standard anche in Italia e vi anticipo già che ha un prezzo di 349 euro, disponibile in due colori, nero o bianco. È basato sulla stessa piattaforma del vecchio Reno Z con processore MediaTek MT6779P90, un processore dotato di AI a bordo con una NPU dedicata ad accelerare i calcoli sull'intelligenza artificiale, e la novità principale quindi non è la piattaforma ma il design, che adesso è allineato a quello del Reno 2 con un display bezel-less su quattro lati e con camera pop-up che vi mostro subito, anche se ha un design diverso rispetto a quella a pinna di squalo del Reno 2. È una camera pop-up un po' più semplice e ordinaria, ma dotata di illuminazione ambientale in 12 colori che potete utilizzare anche per fare il timer dello scatto. La camera pop-up, grazie all'accelerometro dello smartphone, riconosce se il terminale vi sta cadendo di mano e rientra automaticamente all'interno del suo alloggiamento, evitando così di danneggiare i sensori in caso di caduta. Il display è un pannello AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel, rapporto di forma 19:5:9 e uno screen to body ratio del 91,1%, un pannello on cell con una brillantezza di 430 candele tipica, rivestito in vetro Corning Gorilla Glass di quinta generazione. Ritroviamo il vetro anche sul retro, come su tutti i Reno, e quindi è un double glass. Le dimensioni sono di 161,8 mm per l'altezza, 75,8 mm, 7,58 cm per la larghezza. Si impugna, sì, ma con un po' di difficoltà se avete la mano piccola. Lo spessore è di 9,35 mm nella parte più spessa, 8,7 invece per il resto dello chassis, per un peso di 195 grammi. Frame quindi in metallo che ospita qui di lato il bottone di accensione che con una pressione prolungata attiva l'assistente vocale, qui in Cina è Brino. Il carrellino ibrido, potete inserire anche una micro SD fino a un massimo di 256 GB al posto della SIM card. Qui in alto c'è soltanto un forellino per il microfono con cancellazione del rumore e la camera pop-up. E poi sulla sinistra due bottoni per la regolazione del volume e sul fondo una porta USB Type-C che supporta la ricarica rapida VOOC Fast Charge 3.0, un jack da 3,5 mm, non hanno rinunciato a questa interfaccia un po' su tutti i modelli, e uno speaker. Supporta Dolby Atmos e Iris Audio. E sul retro abbiamo questa cover in vetro con curvatura 3D e con una colorazione Luminous Black, che utilizza una finitura ink ribbon a 7 strati per creare questi effetti luce sul blu. Un mirror black sul classico, ma con l'aggiunta di questi effetti luce. Ci sono altri colori, Sky White, che è anch'essa disponibile anche in Italia, e Polar Light, che per il momento sembra sia disponibile soltanto in Asia. Sono delle finiture basate sul nuovo concept estetico Twilight Mist, che utilizza dettagli neon e una iridescenza per dare vita alla back cover. Qui in alto poi abbiamo il set di camere allineato con questa barra centrale, che è una delle caratteristiche distintive della gamma Reno. Un set di camere che comprende un sensore principale con lente a 6 elementi Sony IMX586, il famosissimo sensore di Sony, con risoluzione di 48 megapixel, apertura 1.7, inutile che vi sia ripetere ancora una volta le caratteristiche di questo sensore fotografico, abbinato ad un sensore wide angle da 8 megapixel con angolo di 119 gradi, apertura 2.2, ha un sensore monocromatico da 2 megapixel e un sensore per i ritratti sempre da 2 megapixel, combinati permettono particolari effetti proprio nella modalità portrait. E visto che ho parlato delle camere, a proposito, quella frontale ha una risoluzione di 16 megapixel, vi mostro il software. Questo è il software della camera quad camera posteriore, sicuramente quello più interessante. Abbiamo la possibilità di fare uno zoom che, come al solito per Oppo,
è fluido, non ci sono scatti nel passaggio da un sensore all'altro, si arriva a un massimo di 10x digitale. Abbiamo poi la possibilità di fare lo switch al sensore super grandangolare che supporta l'ultra wide angle mode, c'è la possibilità di abilitare l'HDR e abbiamo anche una modalità notturna evoluta con l'aiuto della AI. Utilizzano una modalità ultra dark mode che vi permette di fare scatti in ambienti quasi completamente bui. Qui il ritratto è nella versione 2.0 e ci consente di avere il bokeh all'interno dello scatto. E infine video, abbiamo una risoluzione massima di 4K e possiamo avere non solo il grandangolo ma anche lo zoom e la stabilizzazione d'immagine con un apposito giroscopio che permette di stabilizzare il video in risoluzione full HD. Ci sono poi delle funzionalità dedicate a chi gioca con il terminale come Game Space, che è non solo una libreria di titoli ma anche una serie di impostazioni proprio per i titoli di gioco. C'è Game Assistant che vi aiuta proprio a gestire le notifiche mentre state giocando e c'è anche la tecnologia Game Boost 2.0 con Frame Boost che rende il frame rate più stabile e che quindi migliora anch'essa l'esperienza di gioco su questo Rhino 2Z. All'interno poi vediamo un po' cosa c'è in termini di hardware. Abbiamo qui una conferma del display, della risoluzione, un po' di tutte le caratteristiche dello schermo e poi abbiamo un processore MediaTek Helio P90 con un ammontare di memoria da 8 GB LPDDR4X e uno storage da 128-256 GB UFS 2.1. La batteria è da 4000 mAh e come avevo già detto ha la tecnologia VOOC Fast Charge 3.0 che consente di fare una ricarica più rapida. In 30 minuti avrete una carica del 51% e con una carica completa potete giocare per 8 ore. E infine vi voglio mostrare che anche su questo Rhino 2Z c'è il sensore di impronta in display fingerprint ottico, dovrebbe essere fabbricato da Goodix. Andiamo ad attivare la password che come al solito su questi demo mode è quella di default e possiamo andare a registrare la nostra impronta. Il riconoscimento dell'impronta è più rapido e così anche la fase della registrazione d'impronta è un po' più veloce. Utilizzano un sensore del 16% più luminoso per una maggiore velocità di sblocco del circa 11% e abbiamo finito, possiamo adesso sbloccare il nostro terminale con il riconoscimento dell'impronta. Bene, tutto per questa mia preview con il nuovo Oppo Rhino 2Z. Vi ricordo ancora una volta che è in vendita in Italia con un prezzo di 349 euro.